piacere essere qui stasera per suonare la musica di un compositore che io stimo molto. Il compositore brasiliano Francisco Mignone è stato molto prolifico. Ha scritto in tutti i principali generi e per una vasta gamma di strumenti. Solo per pianoforte ha scritto oltre 100 brani, compreso sonate, sonatine, concerti, studi, preludi e valzer. I valzer che ascolterete fanno tutti parte della raccolta di 24 valzer brasileiros, valzer brasiliani, e sono stati scritti in due serie di 12 pezzi ciascuna. I primi 12 valzer sono stati scritti negli anni 60 e 70 e gli ultimi 12 negli anni 80. Completate 2 anni prima della morte del compositore. Nella scrittura dei suoi valzer per pianoforte, Mignone è stato influenzato dalla sua precedente esperienza nel primo Novecento di fare serenate per le strade di San Paolo in Brasile, improvvisando chorinhos. Chorinho significa piangere, significa, io sto parlando portoghese, italiano, spagnolo, chorinho significa piangere ed è un genere musicale popolare, strumentale brasiliano che ha avuto origine a Rio de Janeiro nell'Ottocento. Nonostante il nome, la musica spesso ha un ritmo veloce e allegro. È caratterizzato da virtuosismo, improvvisazioni e sottili modulazioni ed è pieno di sincopi e contrappunti. In queste serenate per le strade di São Paulo, Mignone improvvisava i chorinhos al flauto, mentre i suoi amici lo accompagnavano con i loro ukulele e chitarre. Tutto ha cambiato. Noi non facciamo più questo. Ma infatti c'è un'impressione di improvvisazione in questi valzer. Si devono suonare con un tempo abbastanza libero e avete già sentito quello un po' in questa valza numero uno. Non si possono suonare questi pezzi con un tempo rigido, 1, 2, 3, 1, no, non è possibile, perché sarebbe fuori stile. Quindi, se non vi piace questa libertà del tempo, ecco la porta e potreste uscire adesso, perché ci sarà molta libertà di tempo questo pomeriggio. Bene, un'altra caratteristica interessante di questi valzer è il fatto che Mignone cerca di imitare il suono della chitarra usando accordi arpeggiati, soprattutto nella mano sinistra, tocco staccato e note ripetute. Si possono sentire suoni simili alla chitarra nella maggior parte dei valzer, ma in modo più esteso nei numeri 4, che suono subito ora, 4, 5, 6, 14 e 20. C'è molta influenza della chitarra in questi valzer. Vi invito anche a prestare attenzione anche sulle melodie liriche, le armonie sorprendenti e il contrappunto intricato. Spero che apprezziate l'ascolto di questi pezzi tanto quanto io amo condividerle. Quindi rilassatevi su... Thank you.
Thank you.
Grazie. Prima di tutto voglio dire grazie a tutti voi perché c'è molta pioggia e voi siete qui. Ma principalmente grazie al maestro Fabio Luz e alla Fondazione Franz Liszt, lui è il direttore, come sapete, per aver organizzato questo concerto. Grazie, veramente. Thank you. Adesso vorrei suonare per voi solo un altro pezzo che ho scritto io e si chiama Saudade. Come sapete, la parola portoghese saudade significa un po' di nostalgia, molta nostalgia, e di melancolia. In questo pezzo mi sono ispirata dalla mia terra natale, del Portogallo, e dai sentimenti d'amore e di nostalgia provati dai marinai portoghesi tra il 400 e il 600, quando intraprendevano viaggi di esplorazione attraverso i vasti oceani sconosciuti. Questo sentimento di saudade è anche molto significativo per me come emigrante negli Stati Uniti da quando avevo 19 anni. Vi lascio allora con saudade.